In palio punti importantissimi nel delicato derby salvezza tra Chieti e Giulianova, giocato sul neutro di Pineto. Ancora assenti per infortunio nel Chieti Brugaletta in Milizia, mister Grandoni adatta Meola difensore centrale, schiera a centrocampo Maranzino in coppia con Favo, in avanti spazio a Sivilla e Sarrizzu. Del Grosso senza Di Paolo e Castiglia per infortunio e gli squalificati Balducci e Ramcu, schiera De Marchi e Barlafante a centrocampo, in attacco la coppia Suriano, Francesco Di Paolo. Si gioca di fronte a una bella cornice di pubblico con buona rappresentanza ospite. Approcciano meglio i teatini all'ottavo, Favo dal limite calcia a fil di palo. Al 21esimo Sivilla apre per Franchi che imbecca Sarrizzu, ma il sardo perde l'attimo. Passano due minuti e il Chieti sblocca meritatamente la contesa con la complicità della difesa giugliese. Sivilla di giustezza incrocia superando Bifulco e piazzando all'angolino opposto. La reazione del Giulianova passa dai piedi di un vivace Barlafante che al 27esimo prova in acrobazia ma non inquadra lo specchio, mentre al 41esimo impegna Licastro sul primo palo. Il Giulianova chiude in crescendo il primo tempo dopo un approccio non dei migliori e al 44esimo trova il pari. Incomprensione tra Brattelli e Licastro con Barlafante che ne approfitta e viene messo giù in area dall'estremo teatino. Dagli 11 metri Suriano spiazza Castro e fa 1-1. Ultimo sussulto della prima frazione in pieno recupero al 48esimo Barlafante dalla destra mette in difficoltà Licastro che si salva con la punta del piede e l'aiuto del palo. Il primo tempo termina così 1-1. Subito Chieti vivace in avvio di ripresa, al decimo Franchi perde un'ottima occasione quando da posizione centrale si fa respingere la conclusione da Bifulco, poi Favo spedisce fuori bersaglio. Episodio da moviola al 16esimo, palla sporca sulla tre quarti del Giulianova che viene toccata con la punta del piede da Nazzari deviandola in area e Bifulco la prende con le mani tra le proteste neroverdi che avrebbero voluto la punizione a due in area. Ancora Chieti al 18esimo, Sarrizzu servito da Maranzino tenta il diagonale ma Bifulco è attento. Girandola di cambi poi per i due tecnici, Grandoni sostituisce Franchi con Traini e Del Grosso risponde richiamando Di Paolo per Cesario e quest'ultimo si rivelerà decisivo quando al 37esimo raccoglie il cross dalla destra di Torelli anticipando la difesa e girando in rete la palla che vale il definitivo sorpasso giallorosso. Eccesso di esultanza poi per l'attaccante che si toglie la maglia e viene ammonito. Doccia gelata per il Chieti che prova a recuperare le sorti del match e si porta tutto in area giugliese al 50esimo. Punizione in area di Licastro, torre di Traini per Palmisano che a gamba alta prova l'aggancio, si immobilizza. La Gueye che resta a terra per qualche minuto. Il Chieti tenta il tutto per tutto al 52esimo con Traini, ma Bifulco in tuffo dice no. Il Giulianova conquista così tre punti pesantissimi in chiave salvezza, attestandosi a quota 28 punti in classifica in attesa del match contro il Campobasso. Situazione sempre più nera invece per il Chieti, che non riesce a sfruttare le occasioni create e resta al penultimo posto. Mister Federico Del Grosso, oggi una vittoria importantissima in chiave salvezza, siete a quota 28 punti. Sì, siamo a quota 28 punti ma in realtà non abbiamo ancora fatto nulla, mi fa piacere per i ragazzi perché ce la stanno veramente mettendo tutta, ragazzi che lavorano, ragazzi che sono consapevoli di quello che possiamo fare, cioè il miracolo di raggiungere la salvezza diretta, noi lavoriamo per questo. Non è stata una partita semplice, il Giulianova ha sofferto soprattutto nella fase iniziale dei due tempi. Sì, la partita sapevamo che i primi 20 minuti era una partita molto, molto dura sotto l'aspetto agonistico, ci siamo abbassati, forse l'unica cosa, una delle poche cose che posso rimproverare è che ci siamo abbassati e abbassandoci abbiamo concesso, ecco, il dominio della palla al Chieti. Sono andati in vantaggio comunque con una distrazione nostra che ci è costata cara. Poi fortunatamente ci siamo alzati di qualche metro e siamo andati a prenderli un po' più alti.
E poi il secondo tempo, diciamo, abbiamo retto bene la parità e poi con una bella azione abbiamo raggiunto il vantaggio. È una vittoria che la dedico ai ragazzi, la dedico al presidente anche, che è stato poco bene, doveva essere qui, purtroppo non c'è stato. Quindi, siccome è stato poco bene, gliela dedichiamo anche a lui. C'era una bella cornice di pubblico oggi, con tanti tifosi anche venuti da Giulianova. Sì, sì, ma i tifosi sono sempre numerosi, fanno sempre una parte molto importante, perché trascinano la squadra, e su questo sono da elogiare. Quindi chi più di me può capire l'importanza di questo tifo, insomma.